siamo venuti a Cammarata con la consapevolezza di affrontare una squadra che ha fatto una buona campagna acquisti per fare un buon campionato, ma noi siamo venuti qua a viso aperto, come ben visto. Abbiamo avuto la fortuna di sbloccare la prima azione, andare subito sul 2-0 dopo 10 minuti, un quarto d'ora, perciò la partita si è messa più in discesa. Poi penso che abbiamo gestito la partita abbastanza bene, abbiamo avuto una reazione del Kamarat, giustamente doveva recuperare, però noi penso che non abbiamo rubato nulla. Giustamente il Kamarat doveva recuperare, perciò ha fatto un po' più di pressione, però a livello di occasioni, levando qualche mischia, qualcosa, la mia squadra veramente è stata in fase difensiva veramente organizzata, perfetta. L'unica cosa che posso magari rimproverarci è che magari quando avevamo la palla nelle due o tre ripartenze potevamo fare più male se eravamo più lucidi. Pasquale non lo conoscete bene, ha giocato qua, ha fatto tanti campionati anche superiori, non lo scopriamo oggi. È quello che magari là davanti ci dà quel tocco e quella fantasia in più che per aiutare la squadra a vincere. Sì, secondo me abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, eravamo troppo rilassati e abbiamo preso giustamente due gol e probabilmente ne potevamo prendere qualche altro. Meno male che questa cosa è arrivata ora, perché così spero in settimana, parlando con i ragazzi, che capiscano che il campionato è tutta un'altra musica. Se non siamo sempre pronti a lottare, faremo sempre di queste brutte figure. Secondo me la sconfitta è da imputare a tutta la squadra, me compreso, perché l'atteggiamento, ripeto, non è stato quello giusto. Abbiamo l'obiettivo principale, che è quello di cercare di fare bene, di far cercare di ritornare l'entusiasmo a Cammarata. Penso che fino ad oggi non avevamo fatto male. Probabilmente questo ci ha condizionato un po' nella preparazione anche di questa partita. Qualcuno forse si era un pochino invaghito, aveva cominciato a pensare che forse eravamo anche troppo per questa categoria. Io invece dico che se noi non siamo concentrati, ho cercato di dirlo alla squadra, forse non sono stato incisivo abbastanza, ma se noi non siamo concentrati, siamo una squadra che può lottare semplicemente per salvarsi. No, molto delusi, siamo sicuramente delusi, ci aspettavamo un esordio, diciamo, diverso. Un risultato positivo l'avevamo messo in conto, sicuramente siamo delusi. Sicuramente abbiamo visto che molti non c'erano con le gambe, con la concentrazione, forse abbiamo sottovalutato la squadra. La qualificazione di Coppa Italia forse ci ha esaltato, il fatto che qualcuno ci dava come favoriti ci ha sicuramente condizionato. Ma sicuramente valorizzare la linea verde, abbiamo visto che l'ingresso di Madonia, l'ingresso di Lio è stato quello che poi ha dato la spinta finale. Queste sono delle indicazioni. Noi sicuramente, se dobbiamo guardare qualcosa di positivo, segnaliamo questo. I giovani, Juniores, Sarceri, Lio, Madonia, senza scordare gli altri, solo perché semplicemente oggi hanno giocato, sono quelli che rappresentano il futuro. È l'investimento che noi vogliamo fare. Cioè, ripeto, l'abbiamo visto oggi, l'ingresso di Madonia, l'ingresso di Lio hanno dato poi la spinta all'arrembaggio finale. Non ha prodotto nulla, però pazienza. Quindi prendiamo questo come positivo. Noi siamo sicuramente il Kamarat, noi abbiamo un campionato di fronte che sicuramente è duro, anzi durissimo. Ci sono grandi squadre, non escludere anche il Memphis, che oggi ha dimostrato di essere una grande squadra. Noi faremo il nostro campionato sicuramente a salvarci prima possibile e a prenderci qualche bella soddisfazione durante il corso del campionato. Sicuramente oggi brucia, una sconfitta, ripeto, che brucia tanto, e speriamo che non porti strascichi per le prossime partite della trasferta prossima. Già siamo proiettati alla trasferta prossima di Racalmuto, speriamo che non ci condizioni tanto.